amici, vi piace modellare con SketchUp, ma vi piacerebbe qualcosa di più complesso e farlo con Blender? Ho trovato l'add-on proprio per voi. Si chiama Dextrude Extrude e estrude le facce tagliando via anche le facce esterne. È possibile scaricarlo gratuitamente impostando 0 qui e scrivendo lo voglio e facendo il download. Si scaricherà questo file Dextrude Extrude PI. Potremo caricare questo add-on da Blender andando su File, User Preference, Install Add-on from File. Installiamolo, installiamo l'add-on dal file. Cercate la directory, il disco e la directory dove avete messo il file, eccolo qua, e fate Install Add-on from File. Una volta fatto, sempre da User Preference, scriviamo Dextrude Extrude e spuntate il segno e poi salvate le preferenze. Cosa cambia? Ecco, ad esempio, vediamolo con il nostro cubo. Entriamo dentro e andiamo a editarlo. Prima, adesso facciamo una suddivisione per dividere in più parti questo cubo. Allora suddividiamo. Voi sapete bene che più volte suddividete e più otterrete delle divisioni del cubo. Se andiamo a selezionare una faccia del cubo e andiamo a fare un'estrusione, abbiamo un'estrusione esterna e qui non ci sono problemi, ma se facciamo un'estrusione interna vediamo che avremo che restano le pareti esterne, e se poi continuiamo vediamo che la faccia va a finire per fuori e così ci resta questo tunnel più la faccia. Non è quello che avviene in SketchUp, però se noi andiamo sulla voce Extrude vediamo che abbiamo questa nuova add-on, appunto Dextrude Extrude, e questo vedete che ci permette, come in SketchUp, di estrudere per esterno la faccia, ma se lo facciamo per l'interno vedete che va a cancellare. E quindi abbiamo la stessa cosa che avviene in SketchUp. Proviamo con questa, sempre mettendo Dextrude Extrude, e vedete che potete, in più se andate oltre cancellerete proprio la faccia perché va a distruggerla. Una cosa molto interessante è anche quando abbiamo una superficie diagonale. Prima succedeva che andando a fare l'estrude per fuori, ma per dentro abbiamo lo stesso questo antiestetico esempio che restano le facce esterne e quindi bisognava andarle a eliminare. Selezioniamo la faccia e abbiamo che vedete per fuori ok, e per dentro invece andrà proprio a tagliare la superficie. E ecco qui cosa otteniamo, proprio il taglio come in SketchUp. Quindi con questo add-on andremo molto meglio a editare gli oggetti come siamo abituati anche in SketchUp. Questo è il normale, distruttivo, eccolo qua. Andiamo a schiacciare semplicemente. E una volta finito, ovviamente il nostro modello possiamo inviarlo come facciamo a Bluff Title o utilizzarlo qui all'interno di Blender. Nei commenti del video il link per scaricare questo add-on. Ciao a tutti, al prossimo video!